Welcome to Car Configurator Course. Io sono Giovanni Messina e come sempre, prima di affrontare la sintesi di introduzione al corso, faccio sempre una piccola presentazione. Lo so, tu che già mi conosci starei dicendo ecco, adesso ci spara la solita pippa e bla bla bla. Ma è doverosa nei confronti di chi ancora non mi conosce. Come ti dicevo, mi chiamo Giovanni Messina, da forse più di un ventennio mi occupo dei, o meglio, degli allora nuovi sistemi di informatizzazione orientati all'architettura in modo particolare, ma più in generale, alla visualizzazione fotorealistica. Attualmente collaboro con enti per la maggiore, diciamo, non italiani, e faccio parte della Evolving, un gruppo di ricerca con sede a Trieste, dove in questa sede ci occupiamo per lo più di virtual reality, augmented reality e mixed reality. Qualcuno potrà dire a me che me ne fotte. Vabbè, il protocollo me lo impone, chiedo venia. Ma torniamo al corso. Le domande principali sono due a parer mio. La prima, perché dovrei iscrivermi a questo corso? La seconda, cosa imparerò in questo corso? Riguardo alla prima, ti rispondo in modo semplice, ma spero esaustivo. Ti devi iscrivere? Beh, ti rispondo sì, ma solo se conosci almeno le basi di Unreal Engine, perché quello di cui ti parlerò farà parte di quelle nozioni un po' più avanzate e riguardano la parte smart, quindi di programmazione presente all'interno di Unreal Engine. Quindi, se sei all'asciutto di Unreal Engine, se sei un profano e ti poni per la prima volta davanti a questo mondo, ti consiglio di seguire qualche corso basico sia per i concetti generali che di programmazione. Non è che tu non possa seguirlo. Quest'utenza in genere consiglio vivamente di seguire i miei suggerimenti. Cioè, riusciresti a seguire un corso ma nel modo del tutto automatico? E fidati, ti rimarrebbe ben poco. La seconda domanda, e cioè di cosa parleremo all'interno del corso, ti risponderò semplice e sintetico. In breve andremo a realizzare quello che vedi scorrere a video in questo momento. Cambiare i materiali attraverso l'uso di una palette animata, creeremo un elemento interattivo che ci consentirà di aprire e chiudere le portiere con tanto di suono in entrata e in uscita, come puoi ascoltare. Creeremo una semplice e pratica interfaccia di tipo widget menu e attraverso questa interfaccia fare tutta una serie di operazioni come aprire e chiudere le portiere, cambiare i materiali attraverso un pulsante. Creeremo una serie di viste e quindi le richiameremo attraverso un pulsante. Faremo in modo di ritornare poi alla modalità Esplora, ovviamente. Creeremo un filmato, in realtà non è tema di questo corso, in sequencer, ma più che altro, come dicevo, lo andremo a mandare in play e in stop con un pulsante. Se invece vuoi imparare ad usare il sequencer, esiste un altro mio corso che puoi trovare ad una cifra assai modica su Udemy, e quindi te lo consiglio qualora tu volessi approfondire. Andremo a vedere come poter cambiare i cerchi della nostra autovettura semplicemente attraverso la pressione di un button. Andremo ancora a modificare attraverso appositi pulsanti la definizione del nostro Car Configurator, quindi varieremo la definizione e la spingeremo fino a Full HD e infine andremo a creare l'azione per uscire dal configuratore. Queste sono in breve, ma voglio fare una premessa anche in questo caso. Come per un mio recente corso sulla visualizzazione architettonica, metterò a disposizione dei sottotitoli di tipo automatico in inglese, spagnolo e in italiano, ovviamente, e anche in portoghese. Vi ripeto, giusto per sgombrare ogni tipo di polemica, diciamo, sono state fatte attraverso l'uso di un traduttore automatico e quindi, nonostante non sia il massimo, spero che possa essere utile a qualcuno, chiaramente non di madrelingua italiana.
alla comprensione e a corredo quindi delle informazioni video. Il consiglio che do a tutti è quello sempre di non divorare il corso in un sol boccone, e quindi diciamo così, come dico sempre, prenditi le tue dovute pause, mettendo in condizione così la mente di metabolizzare il tutto. Metterci un mese o tre in tal senso può fare davvero, credimi, la differenza. Che altro dirti? Se ti ho convinto, e solo se sei interessato, non devi far altro che iscriverti al corso e sicuramente arricchirai le tue nozioni di Unreal Engine. Ti aspetto al corso. Ciao.